tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui per fare una prova test delle nuove funzioni che ha portato Parrot per il suo fantastico Anafi. Poco tempo fa ho fatto un video in cui ho fatto vedere che visore utilizzare per usare la nuova funzione FPV, cioè una delle tre introdotte con la nuova applicazione, con i nuovi firmware appena arrivati. Oggi invece le testiamo, quindi proviamo la funzione FPV in volo, quindi lo proviamo proprio in pratica, proviamo la funzione racing, cioè questa altra funzione introdotta da Parrot che rende questo drone simile a un drone racing, quindi l'effetto visivo della telecamera sarà lo stesso effetto che si ha facendo volare un drone racing, perché praticamente il gimbal non terrà più dritto l'orizzonte ma praticamente si inclinerà insieme al drone, quindi l'effetto sarà lo stesso effetto che si ha con un drone racing. Poi comunque le prestazioni di questo drone sono comunque interessanti dal punto di vista proprio a livello di velocità, reattività, non è niente male. Quindi dopo proviamo questa funzione racing e poi proviamo la nuova funzione arcade, una funzione che ha solo lui e potrà avere praticamente solo lui, perché per avere questo effetto bisogna avere un gimbal che si inclina sì in giù di 90 gradi ma anche verso l'alto di 90 gradi, e questa cosa ce l'ha solo il piccolo Parrot Anafi. Adesso preparo tutto e facciamo questi tre test sul campo di queste tre nuove funzioni che ha introdotto Parrot per questo fantastico Parrot Anafi. Ok ragazzi, direi che possiamo provare la funzione FPV di questo Parrot Anafi. Come vi avevo fatto vedere nel video in cui vi avevo parlato di questo visore, ovviamente questo non è quello originale Parrot, ma si riesce a riprodurre le stesse identiche funzioni che avrà quello originale Parrot. Quindi la possibilità attraverso questo telecomando Bluetooth di variare le funzioni come quelle che avrà Parrot. Parrot avrà i pulsanti uno sopra e uno sotto che faranno queste funzioni, questo invece lo fa questo radiocomando. Quindi la possibilità, come vedete, di vedere attraverso la telecamera dello smartphone, di vedere il drone o addirittura di passare alla modalità telecamera del drone, quindi alla modalità FPV del drone, o ripassare alla modalità drone visibile. Quindi è come se non avessimo gli occhiali, nel senso che possiamo vedere tranquillamente il nostro drone, o spostandoci con la freccia possiamo anche entrare nella modalità menu, quindi avere la possibilità, usando il controller del Parrot Anafi, di modificare le impostazioni del nostro drone. Quindi adesso ragazzi partiamo e facciamo una prova con questi FPV e lo mettiamo in modalità racing, così proviamo due cose in una. Adesso siamo pronti, quindi possiamo selezionare racing. Dovrebbe essere inserita la modalità racing. Proviamo ad andare a cliccare ancora per controllare. Infatti abbiamo la modalità racing, quindi adesso direi che possiamo decollare con il Parrot Anafi con questa modalità FPV e in più in modalità racing. Ok ragazzi, ci andiamo ad un'altezza di facciamo un 30-40 metri, vediamo. Ecco, già così direi che è abbastanza, e adesso possiamo provare questa modalità FPV e in più modalità racing. Vedete che l'orizzonte non viene più corretto dal gimbal, quindi non tiene più l'orizzonte dritto, ma abbiamo proprio un effetto come un drone racing. Sicuramente una funzione interessante che ci fa veramente capire com'è l'effetto di un drone racing, con la piccola differenza che il drone racing non lo possiamo mollare senza pilotarlo, nel senso che non ha un overing suo, ma bisogna sempre pilotarlo. Qua invece abbiamo l'effetto a livello di video, vedete? E direi che è molto molto interessante, perché comunque l'effetto del drone racing a livello di telecamera a me piace un sacco, e vederlo anche sul Parrot Anafi direi che è una funzione piuttosto figa. Adesso io direi che possiamo ritornare da dove siamo partiti, anzi ci facciamo un girettino, no dai, ritorniamo. Ok ragazzi, sto tornando da dove sono partito, aspettate che scendo un po', mi vedete lì in basso. Ok, adesso mi avvicino e proviamo invece
la funzione arcade, un'altra funzione secondo me molto interessante. Quindi adesso ragazzi aspettate un attimo che tolgo il visore. Ok, vado a mettere il controller dentro al suo apposito spazio, usciamo dalla modalità FPV, entriamo nella modalità standard. Mi metto gli occhiali perché non si vede una mazza, c'è un sole pazzesco, e siamo a settembre inoltrato, veramente c'è un sole incredibile. Quindi ragazzi, allora adesso ho tolto il visore, abbiamo provato la funzione FPV, avete visto prima del decollo come sono passato dalla visuale della telecamera del drone alla visuale della telecamera dello smartphone, quindi la possibilità di vedere il drone quando per dire dobbiamo atterrare o dobbiamo fare cose davanti a noi, vogliamo vedere dove è il drone senza sollevare il visore e avere sempre comunque sotto controllo tutti i dati della telemetria anche guardando il drone o restando nella modalità FPV, cioè della telecamera del drone abbiamo ovviamente tutti i dati della telemetria, ma vediamo quello che vede la telecamera del drone. E in più abbiamo provato questa funzione racing che secondo me è figa perché rende questo paro Tanafi con riprese simili a quelle fatte con un drone racing, quindi secondo me un'altra cosa molto interessante. Ovviamente si possono andare poi a regolare tutte le impostazioni per renderlo più cattivo, più aggressivo nelle reattività quando si deve virare, più reattivo dal punto di vista della velocità massima, cioè tutte queste cose poi si possono regolare tranquillamente come si faceva prima, in più all'interno della modalità racing lo si può fare. Quindi adesso proviamo anche la modalità FPV, che secondo me è una modalità strafiga e che può avere solo paro Tanafi perché è l'unico con la telecamera che si gira anche 90 gradi verso l'alto. Quindi a questo punto andiamo a selezionarla, selezioniamo arcade. Ok, quindi adesso una volta selezionate arcade torniamo nella schermata principale, ci dice se vogliamo iniziare, gli diciamo di sì, ci spiega tutte le funzioni. Dalla leva di sinistra andiamo a controllare la telecamera, con la leva di destra andiamo a pilotare il drone che dovrebbe andare a seguire l'inclinazione che abbiamo dato alla telecamera. Quindi adesso ragazzi proviamo, poi vi spiego, o meglio guardando capirete cosa intendo. Ok ragazzi, a questo punto andiamo a inclinare la telecamera verso il basso, quindi lo puntiamo come se dovesse venirmi addosso a me, vediamo una cosa del genere. Ok, e adesso con la levetta di destra gli diamo gas. Ok, vedete l'effetto ragazzi, sembra che il drone caschi in picchiata, ovviamente il drone non sta cascando in picchiata perché è la telecamera che crea questo effetto, quindi il drone sta scendendo normalmente ma crea questo effetto in cui sembra che il drone si stia schiantando, quindi devo dire che è una cosa veramente figa, anzi adesso vi giro la telecamera e ve la faccio vedere. Ok ragazzi, allora con la leva di sinistra regoliamo la telecamera, quindi andiamo a cercare tipo che sei, allora proviamo a mettermela come se dovesse venirmi addosso a me, ok, una cosa del genere. A questo punto basta che tiriamo con la leva di destra in avanti, tiro la leva in avanti e vedete che il drone scende normalmente, cioè scende venendo in avanti, ma l'effetto è come se andasse a schiantarsi, però posso fermarmi, quindi l'effetto è come un drone racing che scende in picchiata, però ovviamente qua il drone possiamo fermarlo, mentre il drone racing si sarebbe schiantato a questo punto, cioè nel senso che non potevamo fermarci a un metro da terra, ma o ci rialzavamo o ci schiantavamo. Quindi adesso invece lo proviamo girando la telecamera verso l'alto, quindi sembrerà, o meglio avrà l'effetto come se il drone salga tipo missile verso l'alto. Quindi allora adesso proviamo a girare la telecamera in su. E questo ovviamente lo può fare solo paro Tanafi perché solo lui ha la telecamera che si gira in su. Quindi adesso partiamo. Quindi tirando la leva in su avremo il paro Tanafi che creerà questo effetto come se il drone salisse in maniera verticale. Ok, direi che l'effetto
Secondo me è figo perché comunque crea questo effetto che in realtà è solo un effetto, ma non è reale. Però l'effetto a livello video c'è, ragazzi. Torniamo alla modalità classico. Ok, ragazzi, riportiamo qua il paro Tanafi. Perfetto, atterraggio centrato. Ok ragazzi, questo video in cui vi ho fatto vedere le nuove funzionalità di questo Parrot Navi, che secondo me sono veramente interessanti perché dopo un anno dalla sua uscita, Parrot continua a sviluppare in maniera anche importante questo drone. Gli aggiornamenti firmware sono sempre tantissimi e nel 90% dei casi migliorano sempre il drone, a differenza dei concorrenti cinesi low cost. E in più ragazzi, Parrot ha introdotto anche nuove funzioni che secondo me lo rendono veramente unico e particolare. Già lo è unico e particolare perché comunque ha caratteristiche uniche, ma adesso ne ha ancora di più perché comunque l'FPV con la possibilità di vedere il drone anche quando abbiamo il visore, direi che è una cosa secondo me super figa. La possibilità di intervenire nelle impostazioni quando abbiamo l'FPV attivo. È un'altra, secondo me, cosa super figa. La modalità arcade, secondo me, è una cosa che merita tantissimo perché comunque l'effetto visivo, dal punto di vista della registrazione video, è una cosa affascinante. La stessa cosa, la modalità racing, che lo rende proprio un drone racing, quindi la registrazione video avrà le stesse caratteristiche di un video di un drone racing. Quindi l'orizzonte, seguirà il movimento del drone e non verrà stabilizzato dal gimbal. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere queste nuove funzionalità di questo fantastico drone che io amo tantissimo, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test e ciao!